l'avete compromessa forse in quel primo quarto d'ora, non sfruttando le occasioni, diciamo nei primi due quarto d'ora dei due tempi, direi. Beh sì, è chiaro che tanto venire a giocare qui non è semplice. Davanti avevamo la prima in classifica, meritatamente, gioca un calcio molto bello, ma lo sapevamo. Però secondo me noi abbiamo possibilità di andare avanti con delle occasioni nette, costruite bene. E poi il rammarico è che il Napoli, se ti deve far gol, ti deve far gol secondo me in un'altra maniera. Quindi secondo me il primo gol troppo facile, mi ha fatto saltare Osimhen con una palla che non era molto intesa, no? molto veloce, era abbastanza leggibile, e la preventiva che l'avevamo fatta bene, poi lasciamo uscire Osimhen col colpo di tacco e vanno dall'altra parte. Poi la grande qualità del Napoli si è vista anche oggi, peccato perché poi possiamo secondo me riaprire subito la partita, una grande occasione di Zibue davanti alla porta, clamorosa, e invece la sbagliamo, loro in contropiede fanno il terzo e poi un'altra grande prova di maturità e di mentalità, soprattutto di non volerla perdere, 3-2. Poi non è semplice andare a pareggiare, però voglio dire, dispiace perché portiamo a casa 0 punti, però secondo me abbiamo fatto una buona partita. Ma è chiaro che quando si subisce dei gol c'è sempre qualcosa che non funziona, o a livello tattico, a livello di errore individuale, o a livello di reparto. Io ho detto che sicuramente il nostro pericolo principale era Osimhen, perché è l'unico terminale, diciamo, fisico dentro l'area, e su queste palle ci siamo preparati bene, le sapevamo, le abbiamo viste, abbiamo valutato. Dispiace perché secondo me non è che Osimhen ha fatto un gran gol, però la palla non era molto veloce, era una palla che secondo me non aveva una velocità, aveva una velocità che si poteva gestirla meglio. Ecco, questo dico, stare un po' più attento sulla marcatura. Poi si rimane anche la capacità straordinaria di questo ragazzo a trovare sempre la coordinazione giusta. Poi secondo me anche i nostri gol sono stati, io non so se il Napoli si è rilassato, questo lo dovete chiedere a Spalletti, non a me. Noi abbiamo pensato a spingere fino alla fine e secondo me abbiamo costruito 2 grandi gol, perché il primo sono una giocata di coppia bellissima e il secondo un tiro straordinario di Lazar da fuori, quindi peccato perché si poteva portare a casa qualcosa, non ce l'abbiamo fatta, ma di fronte secondo me la squadra che merita la classifica in questo momento, e noi ripartiremo dalla prestazione con coraggio, con ordine, con gioco che siamo venuti a fare qui. Si dice che con le 5 sostituzioni anche sul 2-0 la partita non è mai finita, perché gli altri mettono giocatori come Nestorowski dentro e sanno poi prendere il primo vantaggio, il minimo vantaggio, se gli concedi qualcosa. E noi lì probabilmente qualche passaggio di più inutile l'abbiamo fatto, qualche tocco di palla di più inutile, mentre loro hanno mantenuto ritmi altissimi dopo aver sbagliato alcune situazioni che noi invece dobbiamo portare a casa, perché non si modifica niente e non ci si accontenta mai con le 5 sostituzioni in un calcio così frenetico. E invece è successo. Poi sono stati bravissimi, perché poi anche l'ultimo quarto d'ora hanno condotto benissimo, perché poi qualche cross lo fanno. Loro sono una squadra forte. Ieri facemmo l'elenco del livello di squadra con cui avremmo giocato oggi, le partite che avevano vinto fino a questo momento qui nel percorso che hanno fatto. Poi sono una rosa di 30 calciatori fortissimi, perché loro mettono dentro dei giocatori... come hanno messo oggi, cioè, Samardžić è un calciatore fortissimo, lo conoscono tutti, cioè, non è che lo dico io, è uno Zelinski, è un Anghissa, è un giocatore forte, insomma. Per cui quando poi abbassi un po' il ritmo e non riesci a mantenerlo, secondo me avevamo la possibilità di fare allo stesso modo. Poi qualcosa se lo sono guadagnato, qualche cosa l'abbiamo concesso, e è diventata una partita poi complicata, perché con un solo gol di scalto poi la gente, quando butti la palla dentro l'area di rigore, ha la sensazione che possa succedere
in quel caso lì quello che nessuno si sarebbe aspettato. Cosa dirà ai cinque che vanno ai mondiali? A quelli che vanno ai mondiali non gli dico niente, perché non faccio più un tempo, bisognava me lo dicesse prima e così gli avrei raccontato. Gli auguro tutto il meglio, perché se lo meritano e perché sono dei grandi calciatori, per cui possono andare a mettere mano in una competizione così per le loro squadre. Ma avrebbe fatto piacere che qualcuno tipo Mario Rui per esempio avesse fatto parte della nazionale, perché se lo sarebbe meritato ampiamente. Grazie a tutti. Grazie, buona serata e arrivederci.